intanto, per quanto riguarda il Milan, apriamo questo focus sul Milan. Intanto c'è Miki di Milan Inside. Ciao Miki, buon pomeriggio. Ciao Cristiano e buon pomeriggio a tutti. Non so se Miki avete finito di festeggiare o c'è ancora l'onda lunga dello scudetto? No, non si smette mai di festeggiare, anche se comunque sono stati giorni un po' turbolenti per le questioni societarie, però più che altro è più per una veduta dei tifosi che hanno visto ritardi nel rinnovo di Maldini e di Massara principalmente, però con il cambio di proprietà di mezzo si sapeva che comunque le cose sarebbero andate un po' per le lunghe. Per qualche domanda, Miki, vengo da te, no? Un altro giro da questo punto di vista sul discorso della proprietà. Adesso è chiaro, è stata brava la proprietà attuale anche a ripianare un po' il discorso dei debiti in modo tale da essere stata poi anche appetibile per Cardinale, eccetera. Però ecco, volevo capire come vivete anche con la pagina, insomma con Milan Inside, questi continui cambiamenti poi comunque di proprietà, cioè il fatto di non riuscire a identificarsi se non poi nei dirigenti, perché effettivamente Maldini è un po' così il segno della continuità, no? Però poi nel giro di pochi anni sono cambiate 3-4 volte, è cambiata la gestione del club, Miki. Purtroppo quando hai a che fare con dei fondi e non con una persona fisica, purtroppo sono cose che capitano. Comunque già avere comunque una dirigenza solida che va da Maldini, Massara, senza dimenticare Gazzidis, che tanto bistrattato dai tifosi rossoneri ha portato tanti di quegli sponsor a casa Milan, che adesso si vedono i risultati, cioè già ti fa stare tranquillo, quindi io la vivo tranquillamente, cioè non ho né timore né paura che possa ritornare quegli anni bui che abbiamo vissuto qualche tempo fa. Benedetto? Quindi io sto abbastanza sereno. E qual è l'umore dei tifosi di Milan Inside per quanto riguarda Messias, insomma le prime mosse del mercato? Guarda, la maggior parte dei rappresentanti di Milan Inside non è d'accordo con il riscatto di Messias perché non lo vede quel giocatore funzionale a una squadra come il Milan. Io da magari giornalista un po' più esperto di loro ti posso dire che questa potrebbe essere anche una notizia di mercato, perché il Torino sappiamo che già dall'anno scorso cercava Messias. Il Milan sta avendo difficoltà con Botman, non è da escludere che Messias potrebbe rientrare sia lui sia Pobega in una trattativa che può portare Bremer e Rossonero, che sappiamo tutti che Maldini fra i due difensori preferisce quello del Toro rispetto a Botman. Questo, ripeto, sì, è una teoria che mi sono fatto io in base anche a i pensieri che ho che so di Maldini. Poi da qui a dire che arriverà Bremer e Messias andranno a Torino. Su Bremer? Sì, facciamo l'ultimo giro con Miki. Ti chiedo, diciamo, i programmi un po'. Voi siete tifosi, diciamo, più che altro sul web, però se magari avete qualche iniziativa nel prossimo futuro, magari se siete in procinto anche di andare a seguire il ritiro. Noi sicuramente saremo a Milanello il 4 luglio per il ritiro e anche i giorni a seguire per seguire i primi allenamenti, quindi ci stiamo già attrezzando per quello. Venerdì poi ci saranno i calendari, quindi scopriremo anche un po' come sarà la prossima stagione. Comunque sì, siamo pronti per ripartire. Siete pronti?